le persone mettono il loro nome in un'ampollina, vengono, chi viene estratto infilerà il braccio nel buco di questo pannello che poi vedete, infilerà il braccio là e io dall'altra parte eseguirò un tatuaggio secondo il mio gusto, senza che la persona può decidere nulla né vedere cosa sto facendo. Alla fine, quando ha finito, estrarrà il braccio e guarda il tatuaggio. Il vantaggio è che è gratuito, però quello che viene, viene. Si chiama Glory All Tattoo Experience, nasce da un'idea del tatuatore Emiliano Marchetti e consiste in un tatuaggio completamente al buio. A dividere cliente e tatuatore, infatti, un pannello al centro con un buco dal quale passa unicamente il braccio da tatuare. E ovviamente abbiamo esposto apposta i miei lavori perché la gente possa capire se il mio stile gli piace o gli interessa. Molte persone, dopo la spiegazione, quando il mio stile non gli piaceva, sono andate, hanno rinunciato. Invece tantissimo, vedete l'ampolla, ci saranno almeno una quarantina, 50 nomi, quindi le persone invece sono molto interessate al mio lavoro. Ovviamente tutto viene fatto in condizioni igieniche, abbiamo realizzato questa struttura completamente chiusa, anche il pavimento è chiuso, tutto sigillato con lo scotch per evitare che entri polvere e qualunque tipo di problema. Fido di loro, poi al limite se non mi piace cazzotto chi mi ha fatto il tatuaggio e fine. È divertente, no? Ma che bella penna! Un po' di sorpresa va bene. Mi piace. Mi fido di lui, mi fido. Alla fine sei una tela in questo caso. Ovviamente la persona interessata potrà vedere il suo nuovo tatuaggio solamente ad operazione permanente come in ogni tattoo completata. Principalmente è molto divertente e alla fine se uno desiderava già avere un mio lavoro, perché magari conosce il mio lavoro e questa è l'occasione per averlo gratis sicuramente, non poter scegliere cosa, se ci si pensa bene, se l'artista ti piace non è un grosso sforzo, no? Perché la cosa migliore è dare il corpo al tatuatore e lasciarlo fare. L'esperienza indubbiamente unica in questo caso si è svolta nel corso del Mengo Festival ad Arezzo, allo stand dello studio di tatuaggi della Caverna delle Torture. Francesca Montanarella. Eccola! Con il cognome più difficile del Far West. Applausi! Fattore alla base della performance è indubbiamente la fiducia cieca, in questo caso riposta nelle mani del tatuatore.